Questa è come quella in gelateria, se non più buona. Prendiamo tre limoni abbastanza grandi, andiamo a tagliarli a metà. Prendo uno spremilimoni e vado a ricavare il succo. Dobbiamo ottenere circa 200 grammi di succo di limone. Interessante, Diana. Secondo te cosa sto facendo? Non lo so, per adesso non so dirti. Lo scopriremo. Sarà una ricetta dissetante, Diana? Sì, possiamo anche dire che sarà dissetante, ma non solo, non solo. Vado a filtrare il succo di limone, così i semi non finiscono nella ciotolina e nel frattempo peso anche il succo. Quanto succo ci serve? Adesso circa 200 grammi, adesso siamo quasi 100, ci siamo quasi, ecco, 200 grammi, perfetto. Ora in una pentola vado a versare 400 grammi di acqua. Ora aggiungo 200 grammi di zucchero. Mescolo bene con la frusta, così si scioglie bene lo zucchero. E ora ci spostiamo ai fornelli. Quindi mettiamo il composto di acqua e zucchero sul fuoco, facciamo sciogliere completamente lo zucchero e dopodiché, dal momento in cui comincia a bollire, aspettiamo 10 minuti. Dobbiamo praticamente creare uno sciroppo. Ho capito cosa stai preparando, Diana. Sentiamo un po'. È una cosa che d'estate mangio spesso, soprattutto quando vado al sud Italia. Allora mi sa che ci sei molto vicino, molto. Sì? Sì. Ecco, qui sta cominciando a bollire. Io ho abbassato leggermente la temperatura a 7 e aspettiamo 10 minuti adesso. Ci siamo ragazzi, sono passati 10 minuti, lo sciroppo è pronto, quindi ora lo mettiamo da parte perché dobbiamo farlo raffreddare completamente. Quando lo sciroppo è diventato completamente freddo, possiamo aggiungere il succo di limone che abbiamo ricavato prima. Mescoliamo il tutto. Ah, ragazzi, io alla fine ho capito di cosa si tratta e vi assicuro che questa ricetta vi piacerà un sacco. Quindi mi raccomando, guardate fino alla fine perché non potete non fare questa ricetta, la conoscete tutti. Ora verso questo composto in un contenitore di vetro e ora vado a metterlo nel congelatore per tutta la notte. Ci vediamo domani. Mentre aspettiamo ragazzi, mi raccomando, supportateci lasciando un mi piace a questo video e condividetelo. Il vostro supporto per noi è prezioso e importantissimo e ci permette di continuare a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Quindi grazie. Ragazzi, ci siamo. Ecco qui pronto il nostro blocco completamente congelato. Adesso prendiamo un coltello o anche un cucchiaio, va bene. Andiamo a tagliarlo o comunque a romperlo. Non dobbiamo per forza ottenere dei pezzi tutti regolari, dobbiamo semplicemente staccare il composto dal contenitore. E quindi man mano che rompiamo questo blocco congelato, lo mettiamo in un frullatore. Ragazzi, vedrete alla fine che risultato. Rimarrete a bocca aperta. E ora cominciamo a frullare il tutto. Ragazzi, guardate che meraviglia. Wow! Mamma mia, ma cosa non è questo, Diana? Che cremosità, ragazzi! Io non vedo l'ora di assaggiare questa meraviglia. Ragazzi, la granita al limone, granita siciliana al limone La più buona che del avete mai mondo. mangiato. Che meraviglia, ragazzi. Non vedo l'ora di assaggiarla. Immagino anche loro non vedono l'ora di farla e di assaggiarla, Fateci ovviamente. sapere, ragazzi, cosa ne pensate. Non può mancare il tocco finale. Una fettina di limone, io Ragazzi, direi. cioè questa è proprio la granita del bar. Stupenda. Sei pronto? Prontissimo. Facci sapere, Diana. Oh mio Dio, ragazzi! Cioè, questa è la granita più buona che abbiamo mai mangiato. E sono veramente seria.